Benvenuti al TG Cronache. Allora, l'Italia senza acqua, l'allarme siccità un po' in tutto il territorio, dal nord al sud. Cominciamo proprio da qui, dalle situazioni difficili in molte regioni, danni tanti all'agricoltura, una situazione appunto con i fiumi, con livelli, fiumi e laghi, con livelli mai così bassi da 10 anni, una situazione complessa in molte regioni. Ne ha parlato poco fa anche il Ministro per l'Agricoltura Maurizio Martina, che ha detto occorre un cambio di mentalità. Allora proviamo a fare il punto sulla situazione nelle varie regioni italiane. Iniziamo. All'appello mancano 20 miliardi di metri cubi d'acqua, dalla Sardegna alla Toscana, dall'Emilia Romagna al Lazio. Il Po, sotto di 1,5 metri rispetto allo scorso anno, sembra un torrente, appena 13 centimetri sopra lo zero idrometrico. Accade in provincia di Cuneo, appena 30 chilometri a valle delle sorgenti, quando il fiume più importante del paese lascia le montagne per aprirsi verso la pianura padana. Bastano pochi elementi per comprendere come l'estate appena cominciata si annuncia molto complessa sul fronte della approvvigionamento idrico, colpa dell'incuria ma anche frutto dei cambiamenti climatici globali. Ed è già tempo di misure straordinarie per alcune regioni. La siccità ha spinto infatti i governatori di Sardegna, Toscana ed Emilia-Romagna a dichiarare lo stato di emergenza. Le autobotti già da giorni raggiungono molti comuni dell'Appennino emiliano, rimasti con i rubinetti a secco, ma è soprattutto l'agricoltura a soffrire. Queste immagini arrivano dal cuore della Sardegna, dove i trattori e i mezzi pesanti di 1.500 pastori e agricoltori della Coldiretti hanno invaso la statale 131 per denunciare lo stato di crisi delle campagne, dove la siccità, 100% di precipitazioni in meno rispetto allo scorso anno, ha già quasi dimezzato la produzione di cereali e prodotto enormi disagi agli allevatori. Servono almeno 40 milioni di euro per lenire i danni, chiede Coldiretti Sardegna. Serve molta più acqua nel Lazio, al punto che il governatore Zingaretti poco fa ha autorizzato un maggior prelievo di acqua proveniente dalle sorgenti del Pertuso, una misura temporanea necessaria per affrontare il periodo di emergenza e mitigare i disagi idrici di molti comuni dell'area dei Castelli Romani. Ciò a poche ore dall'ordinanza del sindaco di Roma, Virginia Raggi, che invita i romani a limitare gli sprechi di acqua. E mentre il consorzio dei comuni del lago di Bracciano denuncia il prelievo eccessivo di acqua dal bacino, dove ormai il livello idrometrico si è abbassato al punto da mettere a rischio la stessa possibilità di approdo per le imbarcazioni. Siamo al disastro ambientale, dicono i sindaci dell'area di Bracciano, e non solo. Eppure basterebbe decidere di avviare l'operazione di riparazione e manutenzione della rete degli acquedotti. In Italia viene perso il 40% di acqua proprio a causa del pessimo stato delle condutture idriche, un colabrodo che avrebbe bisogno di investimenti per almeno 5 miliardi all'anno di opere necessarie e ormai non più differibili. Allora, lo avete sentito, non piove da troppo tempo, continua a fare caldo, anzi sarà un fine settimana caldissimo da bollino rosso in almeno 10 città italiane. Avete visto le situazioni più complesse, una delle più critiche nella provincia di Parma e Piacenza, dove ieri il governo ha proclamato lo stato di emergenza, e per le 5 di questo pomeriggio il ministro dell'Ambiente Galletti, proprio in prefettura a Piacenza, ha convocato una riunione straordinaria per fare il punto della situazione. In pianura padana oggi ci sono 37 gradi, stessa temperatura da 3 giorni, e domani sarà uguale. Il bacino idrico privato è quasi vuoto, e giovedì scorso ad Andrea Balduzzi, come a tutti gli agricoltori della zona di Piacenza, è arrivato un messaggio dell'ente che gestisce le acque nella pianura. L'acquedotto ha chiuso i rubinetti, si possono utilizzare solo pozzi privati. In questa azienda agricola, 40 ettari divisi tra mais, cereali, ortaggi, più 120 vitelli da ingrasso, bisogna decidere cosa salvare. A questo punto l'unico pozzo aziendale è stato dedicato all'allevamento, perché loro bevono 30 litri di acqua al giorno, sono 120 capi, sono 3.000 litri d'acqua. Non possiamo irrigare i campi e dar da bere alle bestie. Questo campo di ortaggi, come altri della zona, utilizza un sistema di irrigazione goccia a goccia per il risparmio dell'acqua. Eppure in questo momento è stato chiuso anche questo. Qui si fanno i conti tutti i giorni con il riscaldamento globale, anno dopo anno. La diga di Mignano, in Val d'Arda, un serbatoio da 10 milioni di metri cubi d'acqua, è in secca. Non ha piovuto tutto l'inverno, poco o niente in primavera, e il caldo in anticipo di almeno un mese. Mai prima d'ora c'è stata una siccità
così grave, questo livello sommato a una stagione così calda. La spice, la speranza è che dopo la chiusura della diga non arrivino anche degli abbassamenti delle falde in questa zona gravi al punto da compromettere anche i pozzi. La mancanza d'acqua ha portato anche a razionare l'uso civile nei comuni della zona. Non si può più usare per tutte le 24 ore l'acqua per irrigare orti e giardini, e fiori e lavare macchine, tranne che chi può riciclare l'acqua che consuma. La portata del Po oggi è 363 metri cubi al secondo, ben sotto la media degli ultimi anni. L'autorità di bacino sperava nell'afflusso di acqua dai laghi lombardi, ma i livelli sono troppo bassi, difficile che ci possa essere un riequilibrio. E adesso a Monza la vicenda del bambino di 6 anni che era malato di leucemia, si stava curando, sarebbe potuto guarire, ma è morto a causa del morbillo che gli avrebbero attaccato i fratelli che non erano stati vaccinati. È naturalmente una vicenda drammatica, una tragedia, ed è una vicenda che richiama anche al tema importante dei vaccini e dell'importanza della immunità di gregge per le fasce più deboli. Ucciso dal morbillo, l'ultima vittima di un vaccino mancato è un bimbo di 6 anni che stava combattendo contro una forma di leucemia. Il suo sistema immunitario era gravemente compromesso e quindi doveva essere protetto da qualsiasi possibile infezione. Il nemico da combattere era una forma di leucemia linfoblastica acuta, guaribile nell'85% dei casi. Ma a marzo scorso il piccolo è stato contagiato dai due fratelli maggiori che i genitori avevano preferito non vaccinare contro il morbillo. Il bimbo era già ricoverato presso l'ospedale San Gerardo di Monza quando ha contratto il virus. I suoi polmoni non sono più riusciti a respirare autonomamente, per questo è stato intubato per 3 mesi, durante i quali il funzionamento del cuore è stato compromesso. Quando sono sopraggiunti danni cerebrali, il suo cuore ha smesso di battere. Abbiamo tentato in tutti i modi di salvare il bambino, ha raccontato il primario Andrea Biondi, che lo stava curando dalla leucemia quando è avvenuto il contagio. Il messaggio che dobbiamo dare, se vogliamo che questi casi non si verifichino, è che è la comunità che deve sentirsi solidale. Quindi vaccinarsi se vogliamo proteggere anche chi per la malattia o per la fase non può farlo. È doloroso commentare la morte di un bambino che si sarebbe probabilmente salvato dalla leucemia, ha detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ma il morbillo lo ha ucciso perché è mancata l'immunità di gregge. Si tratta di una forma di protezione indiretta. Quando su 100 persone 95 sono vaccinate, le 5 che non possono vaccinarsi perché malate di gravi patologie, come il bimbo di Monza, sono ugualmente tutelate dalla malattia perché il virus non ha abbastanza persone da poter infettare e quindi non riesce a diffondersi. In Europa c'è in questo momento una vera emergenza morbillo. Negli ultimi 6 mesi ci sono stati quasi 5.500 casi, dei quali il 43% in Italia. Precisamente oltre 3.000 casi dal 1 gennaio scorso, malattia virale comune che in caso di complicazioni può diventare mortale. Un rapido aggiornamento sulla notizia che vi abbiamo dato nel telegiornale, cioè l'indagine per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, indagato per turbativa d'asta sulla piastra dell'Expo. Nell'atto di chiusura indagini notificato a 10 persone, tra cui 2 società, la procura generale appunto dice: il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'ex AD di Expo 2015 in concorso con l'ex direttore generale Lorognoni e Pierpaolo Perez, nell'aver aderito anche su pressioni di esponenti politici della regione Lombardia alle richieste dell'associazione lombarda Florivivaisti, avrebbero turbato la gara della cosiddetta piastra dei servizi di Expo bandita nel dicembre 2011, e questo appunto scrive la procura generale. Adesso c'è un'altra notizia che riguarda, ricordate, la vicenda della clinica degli orrori, la clinica Santa Rita, perché ieri la corte di Cassazione ha annullato l'ergastolo inflitto al chirurgo Pierpaolo Brega Massone. Secondo la sentenza di rinvio a un appello bis, non sono omicidi dolosi quelli compiuti dall'ex primario sui 4 anziani portati in sala operatoria per interventi inutili e morti dopo l'intervento, e dunque adesso la Corte d'Assise
ed appello di Milano dovrà riqualificare l'accusa di omicidio e dunque ricalcolare la pena. E adesso ancora a Torino, Torino che vive giornate e settimane difficili alla vigilia di un grande evento in piazza ancora una volta domani per la festa del patrono San Giovanni, con controlli serrati, un piano di sicurezza imponente dopo le vicende appunto delle ultime settimane. Una su tutte, quella di due settimane fa, la vicenda del caos in piazza San Carlo durante la finale di Champions League. C'è un'inchiesta per omicidio colposo e lesioni plurime. Adesso per il comune ci sarebbe una nuova gara, perché per quell'evento non ci sarebbe stata la copertura assicurativa. Sentite. Dopo una vittima, i 1516 feriti, la paura, il caos e l'inchiesta giudiziaria ancora in corso, un fascicolo aperto contro ignoti per i reati di omicidio colposo e lesioni plurime per accertare le responsabilità di quanto accaduto il 3 giugno in piazza San Carlo a Torino, la notte della finale di Champions League. C'è una nuova grana per il comune e l'ente organizzatore della serata e partecipata di Palazzo Civico Turismo Torino. Nessuno avrebbe sottoscritto un'assicurazione ad hoc per quella serata in piazza così delicata, tifosi e cittadini, una festa per la vittoria o il rammarico di una sconfitta da gestire davanti all'unico maxischermo. Quella sera c'erano 30.000 persone. I due enti si rimpallano gli obblighi, c'è un'indagine della magistratura in corso, sulla questione non possiamo dire nulla, il commento del comune che ha sottolineato più volte come spetti all'organizzatore l'onere della copertura assicurativa. Era andata così nel 2015 per l'altra finale Champions tra la Juve e il Barcellona, all'epoca il sindaco era Piero Fassino ed è andata allo stesso modo per il più recente Giro d'Italia, tutto era filato liscio. Quanto a Turismo Torino, ha una sua assicurazione generica, ma il massimale potrebbe non bastare e l'ente non ha ancora replicato. Ora però bisognerà fare i conti con le prime denunce arrivate sul tavolo dei magistrati in procura, ognuna diversa in base ai danni subiti, dalle ferite lievi a quelle più profonde, i traumi e i disagi psicologici che alcune persone manifestano ancora. La cosa più importante che i danneggiati in questo momento possono fare è cercare di documentare al meglio possibile i danni che hanno avuto per consentire poi agli avvocati che li assisteranno di formulare richieste di natura risarcitoria che siano le più complete e precise possibili. Si profilano battaglie legali lunghe, per alcuni pazienti ci vorranno mesi prima di guarire definitivamente. Una volta terminate le convalescenze si avrà contezza delle cifre richieste per i risarcimenti. Anche il Codacons ha già promosso una class action a difesa dei cittadini coinvolti. 19 richiedenti asilo, uomini e donne, costretti a lavorare in situazioni davvero di degrado nelle campagne del Ragusano. Due imprenditori agricoli sono stati arrestati per sfruttamento di manodopera. Dobbiamo fare solo un controllo, ok? Tranquilli, è per voi. Va bene? È per voi. Mi capisci una cosa? I poliziotti provano a rassicurarli che si tratta di un controllo, solo di un controllo, e che nessuno farà loro del male. Anzi, è solo nel loro interesse che sono lì. E lì, tra le serre di Vittoria, provincia di Ragusa, è un luogo in cui vige la totale assenza delle norme di sicurezza sul lavoro e di igiene. Il lavoro che per questi immigrati, 19 richiedenti asilo fino a questa mattina, è stato di 8 ore al giorno sotto il sole che spacca le pietre, quasi nudi, senza maglietta, senza scarpe, per 3 euro all'ora. E quanto ha scoperto dai loro racconti la squadra mobile di Ragusa subito dopo il blitz in un'azienda della zona, una delle più vaste aree di serre in tutta Europa. Alle 5.30 di questa mattina le forze dell'ordine hanno visto arrivare gli immigrati stipati a decine sulle auto guidate da intermediari che li avevano prelevati, dopo 3 ore l'irruzione e i controlli. 60.000 metri quadrati di terreno dove gli operai lavoravano essenzialmente alla raccolta dei pomodori in questa azienda che produce ortaggi. Al termine della giornata si rifugiavano in questi alloggi fatiscenti, costruiti abusivamente vicino alle serre, spazi angusti dove regnano degrado e sporcizia. Decine di loro vivevano qui, mentre altri venivano reclutati la mattina presto. I titolari impartivano gli ordini e controllavano. Il pagamento avveniva il sabato con denaro contante ed era tutto quello che gli immigrati riuscivano ad ottenere, una misera paga settimanale, nessun giorno di riposo, nessun controllo medico, attenti a lavorare sodo con la paura di essere licenziati senza essere stati mai assunti. Valentino e Angelo Busacca, titolari dell'azienda, sono finiti in manette per aver reclutato manodopera impiegandola e sottoponendola a condizioni di sfruttamento.
Reati aggravati per aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo. 2 anni fa la polizia, durante un controllo nell'azienda Busacca, aveva evidenziato le stesse carenze igienico-sanitarie mai sanate. Per la prima volta in Sicilia è stata applicata la nuova normativa che ha inasprito le pene, prevedendo l'arresto per lo sfruttamento di manodopera. Adesso velocemente vi facciamo vedere queste immagini che arrivano da Volla, un comune a nord di Napoli. Due donne stanno camminando quando si accosta questo motorino. Guardate, davanti c'è il figlio di quest'uomo di 27 anni, il bambino di 4 anni, cerca di strapparle la borsa. La donna pone resistenza, l'aiuta anche l'amica, ma lui insiste, la picchia. Lei ha riportato infatti lesioni su tutto il corpo e poi scappa via. È un episodio del 27 maggio scorso, ma grazie a questo video è stato individuato l'aggressore ed è stato arrestato. E adesso è davvero tutto, vi lascio a Tagadà, noi ci vediamo domani, buona giornata.